pensare solo esclusivamente alla Lucchese. E da ieri ho già cominciato, da domenica sera a mezzanotte ho già cominciato a pensare alla Lucchese. Quindi se mi fate domande inerenti all'impegno di Lucca, io vi rispondo. Tutto ciò che è passato non vi rispondo, se non che vi do comunque un pensiero, giusto per venire incontro alle vostre esigenze. Voi, insieme ai tifosi, siete gli unici autorizzati a continuare a godervi la prestazione e la vittoria di domenica. Quindi, perché avete giustamente sofferto, siete stati insieme ai tifosi vicini alla Pistoiese anche in momenti drammatici sportivamente parlando, e quindi voi siete gli unici insieme ai tifosi e a tutti quelli che vogliono bene alla Pistoiese autorizzati a continuare a festeggiare. Io personalmente, il direttore sportivo e i giocatori, con oggi si chiude ogni festeggiamento, ogni polemica, ogni riferimento al derby. Squadra fisicamente impressionante, proprio dal punto di vista della struttura, soprattutto nell'ultima partita hanno giocato con due attaccanti, Strizzolo e Kraljovic, che sono due montagne messe lì davanti. Il sistema di gioco è lo stesso adottato dal Prato dal punto di vista tattico, ma diverso nell'interpretazione, nel senso che il Prato è più per fare la partita, più tecnico, la Lucchese più di fisicità, di corsa, bravissima a fare la partita addosso all'avversario, bravissima a far giocare male l'avversario, perché tutte le partite che ho visto della Lucchese non c'è stata una squadra che è riuscita a giocare bene contro la Lucchese. Conosco l'allenatore bravo, che riesce a caricare le squadre, a dargli una carica agonistica che non, secondo me nella categoria non ha uguali. Dal punto di vista del coefficiente di difficoltà, come Sant'Arcangelo, ci può essere il piccolo vantaggio che si gioca in uno stadio vero con una cornice di pubblico, penso importante per l'occasione, perché comunque in questo momento giocare contro la Pistoiese è un richiamo, perché comunque siamo nelle zone alte della classifica, è un derby che, come ho visto, avete ricordato sia voi, ma lo stanno ricordando anche a Lucca, si è sempre disputato anche in categorie superiori. Break me lo potrò prendere a Natale. Quando c'è la sosta. Sì, io credo che è anche il discorso che farò quest'oggi ai ragazzi, di archiviare tutto, di pensare a un mini campionato da domenica al 21 di dicembre, dove chiederò a loro il massimo sforzo per cercare di rimanere aggrappati il più possibile a queste posizioni, di cancellare tutto, di azzerare tutto, anche noi, e di concentrarsi su queste sei partite che mancano da qui alla sosta di Natale. Ripartendo dalle nostre certezze, cercando di migliorare in qualche difettuccio cronico che purtroppo si manifesta. E poi a gennaio faremo le nostre valutazioni, contenti, scontenti, da pistoiese, non da pistoiese, chi rimane volentieri, chi si sente sacrificato, chi vuol venire. Chi vuol venire e chi può andare, chi può andare. Ma intanto mi sono fatto un'idea diversa da molte persone, molti esperti che si chiamano, vengono definiti esperti, che tutti parlano di un campionato livellato verso il basso perché il campionato è equilibrato. Io la penso completamente opposto. Io penso che squadre tipo l'Ascoli, tipo il Pisa, tipo la Spal, che hanno dei budget, il Grosseto, che hanno dei budget da squadre di serie B, non riescono a staccarsi da tutti gli altri, sono sempre lì, cioè la classifica è cortissima, con una vittoria si sogna playoff e con una sconfitta ci sa l'incubo dei playout. Quindi io, quando è così, non vedo un livellamento verso il basso, io semmai vedo un livellamento verso l'alto, cioè dove le squadre di testa, che hanno speso fior di quattrini, fanno fatica a staccarsi dal resto, o da sorprese, come in questo caso possiamo essere anche noi.